Se c'ho la salita. Ti hanno sentito? Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Antonelli e sono l'allenatore del Centro Igienico Capisane e anche l'allenatore di queste bambine. Lei è Gemma. Non Gomma. Gomma, soprannominata Gomma. Lei è Giulia. Lei è Anita. E lei è... come ti chiami? Niol. Niol, no Nicole, Niol mi raccomando, perché io allora gli do tutti i soprannomi. Niente, oggi facciamo una challenge di gara in verticale, quindi chi tiene più la verticale. E chi scende prima ovviamente perde, chi resiste di più in verticale vincerà questa challenge. Prima di andare avanti vi chiedo di mettere un like, commentare il video e iscrivervi al canale, mi raccomando, vi voglio tantissimi, tanti, ok? Pronti? No, ma io sono l'unica scena. Pronti? 3, 2, 1, via! E sono partite. Anita sta cedendo. Vediamo chi è tra queste ginnaste la più forte in verticale, chi riesce a tenere di più la verticale. E per adesso stanno resistendo, siamo a 25 secondi. Anita è la prima e perde, è la prima a scendere. Anita è eliminata. Nicole è riuscita a resistere, a rimanere sopra, è sopravvissuta. Niente, niente, è morta anche Nicole. Gara tra Giulia e Gemma, detta Gomma. Wow, chi vincerà questa prova? Chi vincerà, chi vincerà? Wow, siamo a più di un minuto in verticale. Siamo a più di un minuto in verticale. E Gemma scende e Giulia è la nostra vincitrice. Saluta Giulia. Ciao. E niente, lei ha messo 18 braccia, 20 polsi. Poverina, non ci abitua. Nicole, com'è stata questa sfida? Facevo il raggio un po'. Anita, la perdente. Mi facevamo le braccia a capo. Ma cosa? Ma sei scesa dopo 10 secondi. E Giulia, com'è essere la campionessa di verticali del Centro Igienico Pisano? È fantastico. Bravissima, grande Giulia. Mi raccomando, continuate a seguirci e scrivete sotto le challenge che vorrete vedere, ok? Ciao. 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 Ciao, eh.